Buonasera cari amici di Focus, il mistero della vita, bentrovati. Adesso, insomma, aspettiamo come al solito che voi altri un po' alla volta vi colleghiate. So che questa sera magari tanti sono anche presi dalle informazioni sui fatti di cronaca che tutti quanti noi, insomma, conosciamo. Spero che mi vediate. Vedo già un occhiolino, due occhiolini, grazie. Adesso vi aspettiamo un po' alla volta. Bentrovati. Sei. Buonasera. Allora, intanto incomincio a... Ecco, vedo che ci sono un po' di amici che iniziano a collegarsi. Ecco. Grazie, bentrovati tutti. Questa sera, come voi avrete potuto vedere sul titolo dei post che abbiamo fatto, questa sera affronteremo un argomento veramente molto interessante. Come vi ho già anticipato nello scorso salotto di Anna, questa sera parleremo di Peg, questa cagnolina prodigio. E con me c'è il mio amico. Buonasera, Buonasera a te, grazie. grazie a tutti voi. E con me c'è il mio amico Andrea Biscaro. Grazie Andrea per aver Grazie a te. accettato questo invito, per essere venuto qua realmente nel mio salotto questa sera. Grazie di questo tempo dedicato ai nostri amici di Focus. Come vi dicevo, questa sera parleremo di un fatto di cronaca veramente molto molto entusiasmante che è successo, insomma, negli anni 50 dello scorso secolo, Del insomma, XX secolo. del XX. Fa sempre Fa ancora un po' impressione, no, impressione. dire dello scorso secolo, Anche che perché uno si siamo sente nati un po'. nel Sì, XX noi siamo secolo. nati lì. Esatto, ecco. Grazie, vedo che siete già tanti. Grazie, non vi saluto tutti quanti, però vi saluto tutti. Io inizierei, mentre aspettiamo intanto che un po' alla volta voi arriviate, incomincerei intanto a presentarvi il mio amico Andrea, che è un bravissimo scrittore, perché si è occupato di grandi inchieste, ha scritto dei testi importanti, dove lui è andato un po' a scandagliare tra le pieghe e i meandri dei fatti di cronaca, e quindi ha avuto modo, no? Insomma, Sì. uno scrittore di successo. So che, insomma, alcuni testi sono stati molto importanti per quanto riguarda anche un'analisi storica. So che hai scritto un testo su Moro, Sì, l'indagine. buonasera a tutti innanzitutto. Sì, per la rivista Storia in Rete, che è un po' l'erede della vecchia storia illustrata, Sì, no? Quella grande degli anni storia 60, illustrata. Sì. 70, 80. Avevo scritto un'inchiesta in 5 puntate sul caso Moro, un aspetto poco indagato del caso. Poi mi sono occupato del caso di Giro Limoni, il famoso serial killer Ricorda ai nostri amici chi di era? Forse bambini, di bambine, tanti di voi lo che ricorderanno. nel periodo del fascismo era appena andato al potere a Roma, uccideva purtroppo delle bambine nei quartieri popolari di Roma, tanto che poi è stato fatto anche il film Giro Limoni, il mostro di Roma con Manfredi. E poi come autore, beh, per chi è di Torino e ricorda il maciste di Porta Pila, ho scritto la biografia di questo artista di strada che sollevava la pietra Porta Palazzo. Che è stato E, veramente un ed è personaggio. stato un personaggio ed è diventato, grazie al mio libro e grazie ai servizi cimiteriali del Comune di Torino, un personaggio storico. E andate a trovarlo al Monumentale. Vicino alla tomba di Silvio Pellico c'è anche lui, insomma, merita. E poi la biografia. Poi hai fatto una cosa veramente per noi torinesi, Sì. vabbè, tanti, tanti comunque lo conoscono anche non torinesi, Beh, il insomma, il famoso. famoso commissario Montesano, che era il capo, il mitico capo della squadra mobile torinese dal 68, fino poi diventando capo anche della Criminal Pol, fino al 1980, poi va in Sardegna a combattere, a sconfiggere
l'anonima Sequestri, poi Questore di Palermo, insomma un grande personaggio che ha ispirato anche la televisione, insomma, e soprattutto il cinema, La Donna della Beh, La Donna della Domenica è Domenica, ispirato a lui. esatto, l'hanno presa da E lui. poi la biografia di Madame Rimsky-Korsakov, se amate l'arte, se andate al Musée d'Orsay, trovate questa bellissima domildonna russa, parigina d'adozione, che potete trovare al Musée d'Orsay. Io mi sono innamorato di lei e ho scritto la biografia, soprattutto con materiale negli archivi parigini. Ultimo mio Ultima libro creatura, stiamo è parlando del 2019, no? 2019, la mia prima, diciamo, come dire, il mio primo passo nel paranormale, se vogliamo chiamarlo così, che è la biografia di questa cagnolina che si chiamava Peg e che devo dire grazie a mio padre ho conosciuto da giovane, perché mio padre, classe 1928, seguiva le cronache del tempo e se la ricordava. Difatti stiamo parlando di un fatto di cronaca degli anni 50, Beh no? sì. Come dicevamo, no? Anni 50 del XX secolo, questa cagnolina che è una normale barboncina, Sì. normalissima barboncina, nasce nel 1949, muore nel 1963, trascorre tutta la sua vita a Chiari, in provincia di Brescia, e lì farà delle cose che vedremo. Ecco, iniziamo a fare un po' un percorso, cioè di presentazione, di introduzione. Io ho visto, cioè, nel tuo libro quel che è bello è perché si trovano, cioè, diversi articoli, no? Che parlano appunto di lei con giornalisti. Non dimentichiamo che nelle tue ricerche hai portato alla luce articoli di colleghi molto famosi, no? Molto, Abbiamo certo. avuto un Beh, Buzzati. abbiamo avuto. Voi immaginate questa cagnolina, facciamo far vedere Sì, facciamola vedere. Io ho fatto un ingrandimento per permettere. il Eccola, libro, tra ecco, l'altro, è stata sì. Bellissima, premiata anche da un'associazione nazionale ecco. di gatti, perché poi Sì. diremo che Peg ha aiutato molto i gatti. E Sì. Lady Peg, vita di una cagnolina prodigio, grafe.it edizioni dell'altro anno. Questa cagnolina, vedete, è un normalissimo barboncino. Ecco, io ho fatto una foto adesso. Eccola qua la Eccola qua. nostra E PEG. diremo poi che cos'è quel Sì. numero in Ecco. bocca, eh? Tra Allora, l'altro il numero 7 che è un numero non di poco conto, io ecco, l'ho scelto direi. a caso, devo Sì, dire la sì. verità. Quindi, Non a caso poi hai scelto un dirai. numero molto importante, Allora non è ecco, un perché caso. sì. Però quello che mi piace molto nella tua introduzione dici, fai questo commento che credo valga anche per altre tematiche, soprattutto le nostre tematiche, quelle di Focus, il mistero della vita, no? Tu dici, i dati scientifici rappresentano uno dei fondamenti della conoscenza, non l'unico, Sì. no? Perché comunque di fronte a certi fatti viene chiesta, no? La prova scientifica, vengono chiesti, no? I documenti, vengono chiesti i protocolli legati alla scienza, no? E allora possiamo fare un sunto di quello che è stata la vita di Peg e soprattutto la mia ricerca. Sì. Allora, io scopro l'esistenza di questa cagnolina tramite mio padre, che me ne ha parlato quando ero ragazzo. Poi faccio altri libri e infine qualche anno fa, pochi anni fa, dico no, questa cagnolina non la ricorda più nessuno. Bisogna recuperare il ricordo, no? La famosa memoria, no? Sì. Che diceva Sciascia, no? L'importanza della memoria. E cosa faccio? Contatto Brescia e scopro che tutto il materiale relativo a Peg è custodito dalla Fondazione Biblioteca Repossi di Chiari, perché Peg è nata a Chiari. Vado a Chiari e lì mi si apre un mondo. Ovviamente col massimo dell'efficienza lombarda vengo accolto e mi mettono a disposizione nella loro biblioteca ben due o tre casse di materiale su Peg. Cioè, sono rimasto veramente sconvolto perché non credevo che questa cagnolina avesse suscitato l'interesse non solo della stampa italiana, ma anche araba, francese, americana, tutto il mondo si è occupato di lei.
E poi questa cosa, come spesso succede nel nostro paese, anche per fatti molto più importanti, è caduta nel completo dimenticatoio. Quindi cosa ho fatto? Ho recuperato la stampa più importante, perché poi molti articoli erano, insomma, uno la fotocopia dell'altro. Ho recuperato la stampa più importante e ho trovato delle penne notevoli. Faccio dei nomi: Dino Buzzati, Vittorio Beogno Brocchieri, che adesso non lo conosce nessuno, ma è Mai stato stato, un grande sì. intellettuale degli anni 40-50. La figlia di Thomas Mann, Elizabeth Mann Borgese, che ha intervistato per l'Espresso. L'Espresso, tra l'altro, aveva quei formati giganteschi, Enorme, no? bellissimo, Era era bellissimo. formato lenzuolo. Lenzuolo si è occupata di Peggy. E poi giornalisti del Messaggero, della Notte, giornalisti locali. E la cosa che mi ha però incuriosito ancora di più, che mi ha fatto capire come questa cagnolina fosse stata in grado di trasmettere la sua autenticità, è stato il fatto che dei primari di ospedale di Milano, di altre regioni d'Italia, dei neurologi, Ho visto veterinari. veterinari siano andati a casa della signora Corridori perché Peg viveva a Chiari, nella villa di questa Ines Ecco, qui Corridori. c'è un articolo a proposito di colleghi di giornalisti molto bello che parla appunto di Peg quando è arrivata e quindi racconta di come da Ines Corridori cioè, aveva avuto questa sua ultima volpina che si chiamava Mizzi. Che morì 10 anni prima e la signora Ines, che si trovava allora a Chiari, perché la Ines Corridori ho visto che viveva tra Chiari, Verona e E Ospedaletti, certo. no? Questa nobil donna, insomma. E lei rimase senza un cane e allora a quel punto un'amica le offrì Peg. Lì per lì rispose di no, perché si trattava di una barboncina e lei voleva invece un volpino di Pomerania. E poi, dopo averci pensato un giorno, aprì le porte di casa a Peg, che così arrivò. E stiamo parlando di che anni? Era Del luglio 1949, del 1949. Peg arriva in questa non villa, in un castelletto. Tra l'altro, vi invito, se vi esatto. va, Ad ad andare? Ah, io veramente, leggendo il tuo libro, mi sono detta, io voglio andare a ecco, vedere la villa. la villa per adesso è chiusa perché la stanno ristrutturando, però poi potete vederla perché se andate, sul sito della casa editrice grafe.it edizioni o sulla mia pagina Facebook, voi potete vedere i video che con la casa editrice abbiamo girato all'interno della casa. Quindi Bene. potete farvi un giro dove Peg, diciamo, Sì, componeva i suoi sì, pensieri. Cosa succede? Succede che Peg, entra in questa casa. E fino al 1950-51, in fondo non succede nulla di particolare, ma succede qualcosa una notte. Ah, sì, ma prima della Prima della notte, notte. io vorrei leggere un altro articolo che ha scritto la figlia di Thomas Mann, dove parla di questa passione della Ines Corridori per Per gli gli animali. animali, no? Dato che tanti nostri amici che ci stanno seguendo amano gli animali e sicuramente si ritroveranno con piacere nel ascoltare queste parole, no? Allora, cosa scrive la Elizabeth Mann? Dice, la passione di Ines Corridori per gli animali risale alla primissima infanzia. I suoi genitori hanno dovuto tenere sempre un cane o due e qualche gatto perché la bambina fosse contenta. La morte di un piccioncino caduto dal nido e da lei adottato, nutrito e coccolato, fu per la piccola Ines un trauma infantile. Qui iniziano proprio i segnali del suo grande legame, il suo grande feeling con gli Sì. animali, no? Perché dice che un giorno il piccione fu trovato annegato, non se n'è mai saputo come, in un recipiente pieno di acqua e a peggiorare la situazione la bimba fu indotta a sospettare un crimine premeditato, perpetrato dai camerieri a cui aspettava il compito di tenere pulita la villa. Cosa di cui l'uccellino a volte non se n'era dato troppo pensiero, e quel misfatto aveva non solo rinvigorito l'amore di Ines per gli animali, ma le aveva anche instillato una misantropia che non era mai più riuscita a vincere. I rapporti con le sue bestiole erano affettuosi, ma non travalicavano mai i limiti della normalità. Ines, allora che era piccola, sapeva che i cani e i gatti la capivano.
La capivano molto più di quanto non fosse ammesso nel mondo degli adulti, ma non le venne mai in mente di insegnare loro a fare niente di straordinario. Figuriamoci poi a leggere, a insegnare l'alfabeto latino o i numeri arabi. Quindi ha insegnato a leggere quindi l'alfabeto italiano, l'alfabeto latino, l'alfabeto arabo. Sì, e lei, tra l'altro, in questo video che ho fatto a Chiari, voi potete vedere gli strumenti di lavoro di Peggy, li ho proprio filmati. Cosa è successo? Succede che possiamo parlare di quella notte. Sì, va bene. Allora, Volevo prego, solo dire che lei in prego. quel frattempo, cioè nell'articolo della Elizabeth Mann, lei diceva che Ines sapeva che i cani e i gatti rispondevano al suo affetto come loro abitudine, ma non si era resa conto di avere alcun potere particolare su di essi. Afferma non esserci mai stata nessuna comunicazione tra lei e un animale che implicasse telepatia o qualità medianiche da una delle due parti o da ambedue le Eh sì, parti. questo è Questo è un aspetto importante, lo vedremo importantissimo. poi. Sì. Cosa succede? Succede che una notte questo barboncino va nel letto della padrona e invece di dormire, diciamo, faccia a faccia con la padrona, lei le dà il sederino, no? Dà il sederino alla padrona. Allora, Ines Corridori cosa le dice a Peggy? Le fa, ma insomma, non sta bene che, dobbiamo sempre pensare che siamo nei fine anni 40, inizio 50, fa, non sta bene che una cagnolina mi dia il popò. E il Sì. cane cosa fa? Si gira, Sì. improvvisamente le dà la testa e poggia la testa sul cuscino. Al che lei rimane un attimino sconvolta, dice, ma sarà un caso che doveva girarsi in quel momento oppure no? Da quel giorno inizia il rapporto diverso col cane, cioè inizia a capire che il cane, scusate il gioco delle parole, capisce quello che dice l'umano e a quel punto applica un corso di studi come applicherebbe per un bambino, cioè inizia a insegnarle l'alfabeto, i numeri, ma come? E beh, in un modo diverso ovviamente, cioè riesce a farsi costruire delle lettere, che poi sono queste lettere qui, appunto, che vedete, no? Sì, E sono io. lettere in celluloide, in materiale plastico di allora. Si fa costruire doppie lettere e doppie piastrine dove mette appunto le lettere Sono queste. dell'alfabeto, esatto, mette le lettere dell'alfabeto e i numeri. E poi che cosa fa? Pratica un forellino a ogni lettera, no? Come potete vedere, perché fa passare dentro il forellino un nastro nero, in modo che il cane possa prendere la lettera e disporla sul pavimento per Ecco qua, formare qui le si vede parole. È qui. Peg, la vedete con tutte le lettere, si Esatto, vede, la no? padrona, Peg, la anzi padrona. no, Ines Corridori non amava essere chiamata padrona, non diceva, no, non sono padrona, è la mia amica umana, Sì. no? L'amica umana scrive, ti piace essere fotografata? E lei per terra raccoglie le varie lettere e scrive, certo, ma Vedete che scrive... c'è la domanda? Ti piace essere fotografata che è scritta? E poi lei da sotto, prendendo le lettere, va a Prendendo le appoggiare lettere, sul, vedete che c'è una base sotto la domanda e lei componeva la risposta. componeva Ecco, la risposta. ve la faccio vedere in quest'altra foto, Il forse fatto è si che vede componeva delle meglio. risposte talvolta Ecco. ben più complesse, tra l'altro anche in teatri. Teniamo conto di un fatto, ecco, adesso vedete, qui risponde certo e sta mettendo la lettera O. Vedi, ti piace Vedete? essere fotografata? E lei scrive certo. Certo. Stavi dicendo che No, nei teatri? allora, Peg, quando la signora Corridori capisce che il cane la capisce ed è in grado di interloquire con lei, tra l'altro, questa è una cosa che ci impiega qualche mese per insegnare l'alfabeto, i numeri, i calcoli, una cosa incredibile, non solo le insegna l'alfabeto, ma il cane, ad esempio, nei libri per bambini con le figure, no? Chiamiamole così, ad esempio la signora Corridori apre un libro per bambini e c'è rappresentato un animale e Peg vede l'animale ed è in grado di scrivere che tipo di animale
Queste sono tutte cose documentate. Cosa succede? Succede che poi la signora inizia a, dato che è un piccolo medio borghese, diciamo, del Lombarda, inizia ad affacciarsi, alla città di Milano, ma non solo, anche a Torino, cioè a fare spettacoli nei teatri, sia di Milano che di Torino, ma poi anche in Toscana. Ma attenzione! Lei guadagnerà, incasserà da questi spettacoli circa 12 milioni di lire, che non Che era andranno, tantissimo. che erano tantissimi. Contate Sì. che negli anni 50, a metà anni 50, un operaio poteva guadagnare 30 mila lire al mese. Ecco, quindi una cifra esorbitante. Ma lei non incasserà un soldo, questo è importante dirlo. Saranno tutti soldi devoluti per associazioni, Per gli per gli animali? animali, per i bambini, orfani di guerra, cioè tutte, Ne ha fatto istituzioni. beneficio. Ha fatto Beneficenza, cioè. beneficenza per tanti e Sì. per tutti. Tanto che un'associazione, appunto, di gatti, italiana mi ha dato un premio, proprio perché il premio Bastet, no? La dea Sì. egizia gatta, proprio per il bene che ha fatto Peg ai gatti. Lei si è esibita nei teatri, ma la cosa incredibile è che nei teatri, lei riusciva a leggere l'ora degli spettatori, riusciva a fare radici quadrate, riusciva a... La radice quadrata non è uno La radice scherzo, quadrata, io cioè. devo dire la verità che è Sì, da anni che non la non sai le fare faccio più, neanche tu. no, Anch'io dovrei no, no. esercitarmi un po'. No, Non ma la te ero saprei, brava, però. ma, e riusciva a leggere dei brevi testi, e persino riusciva a rispondere a domande del pubblico. Uno dei fatti che io riporto è ad esempio l'intervista che le ha fatto Enzo Tortora nel 1959 o 60. Però i grandi risultati che ha saputo dare Peghe sono soprattutto nel privato. Perché nel privato, con appunto neurologi, psicologi, veterinari, queste persone rimanevano incredibilmente stupite da questa cagnolina. E poi non parliamo dei giornalisti. Voi Beh, io vedo qua che c'è nel libro, c'è questa questa immagine bellissima dove c'è il nostro buon Enzo è. Tortora, Ricordiamolo sempre. sì, che purtroppo ha pagato un prezzo troppo alto, Esatto. e qui era uno spettacolo teatrale, Era qui era uno cioè spettacolo al c'era Peg con parterre, la sua, con la Ines. sì, al parterre credo di Firenze, nel libro appunto di scritto, e qui insomma Enzo Tortora si è sbizzarrito col suo stile, un po' diciamo prosaico, no? A fare domande, interviste a Peghe, e Peghe, tra l'altro in questo spettacolo è stato anche carino perché Peghe a un certo punto doveva fare pipì. E nei bisogni era come tutti gli altri cani, e quindi si è dovuta assentare un attimo per andare a far pipì e poi è ritornata. Non sono gag. E quello che mi ha colpito, e questo credo che sia importante dirlo, non è l'aspetto, diciamo, coreografico, spettacolare della cosa, perché Peg è un animale, come dire, senza trucco e senza inganno. Cioè ci sono fior fior di interviste, da parte di personaggi importanti, di relazioni mediche, di dottori che sono andati a trovare Peg. Guardate, uno tra tanti, Gaetano Boschi, se riuscite Sì, a mettilo lì, eccolo lì, sì, si vederlo, vede? questo Sì. qui, questo professore Gaetano Boschi è stato un luminare della medicina di guerra della Prima Guerra Mondiale ed uno tra i più famosi neurologi italiani. Lui scrive il 20 dicembre 1959 alla signora Corridori, scrive: "Non credo che le osservazioni, i rilievi fatti, i tentativi di interpretazione risolvano il problema del magnifico fenomeno della sua barboncina, cui brevemente e fortuitamente ho assistito quella sera. Vorrei avere il piacere di rincontrarla, signora gentilissima, e credo si potrebbe organizzare un avvenimento scientifico di grande importanza." Ma non solo Un questo, avvenimento scientifico di grande scientifico, cioè importanza, dobbiamo cioè molto considerare detto. un fattore, Sì. secondo me importante. Siamo negli anni 50, quindi è un momento storico molto differente. Siamo nel boom economico, quindi la tecnologia ha una.
Sì, la fa da La padrona, fa da ecco, padrona, certo, sì. i vari documentari, no, italiani, i Sì. cinegiornali, la settimana Incom concludono spesso i loro telegiornali, i cinegiornali con dire, dicendo "e lavoro italiano", no? Sì, Quando le autostrade, le case. certo. Ecco, questa cagnolina, che è totalmente irrazionale vista da un punto di vista scientifico, irrompe nella vita di questi scienziati, tanto che nel 1960 la rivista Minerva Medica, cioè la rivista che si occupa di Che questioni era quella mediche, che aveva, scientifiche, qui anche esatto, alle una sua Molinette, grande no? credibilità Esatto, vedete la nel mondo rivista Minerva scientifico. Medica, cosa fa? Dedica una relazione di un gruppo di professionisti che vanno a trovare Peg e fanno una relazione, perché sottopongono Peg a una serie di esami, di analisi, di domande, per capire che cosa sia. Il risultato qual è? Ebbè, il risultato è quello a cui sono arrivato anch'io, che in PEG non c'è trucco, non c'è inganno, non c'è un condizionamento Non esiste voluto. un discorso legato alla teoria di Pavlov del riflesso condizionato, quindi Assolutamente no, non per gli c'è animali, sì. la telepatia della signora Corridori o di altri nei confronti del cane. E non c'è nessuna forma di guadagno e quand'anche Di ci fosse, speculazione, esatto, sì. la speculazione non vorrebbe dire che non ci fosse l'autenticità, Certo. e non c'è nulla. La relazione non arriva a nulla se non al fatto che riconosce l'intelligenza umana in un animale Sì, e basta. è che non è una cosa di poco No. conto, no? Questo perché voglio dire, Certo. vedo qua ancora altri articoli che sono usciti sui giornali, tanto per documentare, qua siamo sulla Nazione, vedo, Peg, la cagnetta sapiente, è buona con i gatti, beh, Peg, la cagnetta miracolosa, ha sbalordito i fiorentini, qui abbiamo un po' di rassegna stampa, insomma, Sì. che tu hai messo tutti insieme. Allora, sicuramente, cioè, la domanda quando cioè, tu dici si è avuto testimonianza, cioè che fosse comunque una cagnolina con un'intelligenza simile a quella umana, no? Ma la parte invece, come dire, un po' più sopra il discorso fisico, no? Quindi al di là dell'intelligenza che quindi appartiene al bagaglio dell'essere umano, al corpo umano, alla mente, tutto così, secondo te, appunto, c'era un rapporto in qualche modo immateriale legato a un altro movente che non fosse quello cognitivo, insomma, quello del pensiero, che quindi ci fosse, oltre all'istinto che caratterizza il comportamento degli animali, qualche cosa di più? Ecco, lei ha mai parlato dell'anima, ha mai parlato di questi aspetti che danno da pensare, no? Perché uno si dice, guarda un cane, no? Come diceva, l'hai citato anche tu, no? Guarda il tuo cane negli occhi, non puoi Sì, dire. Victor Hugo, no? Glielo Che diceva. diceva, se guardi il tuo Certo, cane negli occhi non puoi non pensare che non abbia un'anima. che non abbia un'anima, no? Ecco. Ma a me ha toccato molto il rapporto che aveva con Ines Corridori. Io nel libro lo propongo come un po' come una piattaforma di ragionamento, no? La possibilità che tra le due forme di vita, di intelligenza, di sensibilità, ci fosse un rapporto così profondo in qualche modo da far interagire le loro anime. Ines Corridori nei confronti dell'anima. Ricordiamoci sempre che siamo nel Cinquanta. 1950, anni 50, quando si diceva, quando l'Italia andava ancora a letto presto, no? Era un modo di dire, insomma, per dire che era un'Italia ancora legata a Al certi lavoro, schemi, al certo. lavoro, era ancora un'Italia post-bellica, insomma, la guerra era finita da un po', ma insomma, non era certo l'Italia che Eravamo conosciamo. già verso la fine degli anni Esatto, 50. nel boom, ma non siamo ancora nell'Italia della fine degli anni 60. Peg, sicuramente per quanto riguarda l'anima, ecco, cosa è successo? È successo che la signora Corridori ha avuto un atteggiamento, tra virgolette, non coerente, no? Ma assolutamente spiegabile. Cosa è successo? È successo che con Elizabeth Mann Borgese, che era una giornalista, una scrittrice americana,
e quindi con una mentalità certamente più aperta, la signora Corridori ha espresso senza nessun problema la sua sensibilità nei confronti della cagnolina, cioè ha detto per lei non c'è nessun problema a riconoscere che Peg abbia un'anima, anzi dice una frase, no? A Elisabeth Mandel, dice: e se la Chiesa non ha ancora capito che l'animale ha un'anima, vuol dire che la Chiesa è in errore. Un'affermazione fortissima negli anni Sì, '50, io ne eh? approfitterei per fare una domanda ai nostri amici. Voi che cosa pensate? Che gli animali abbiano un'anima? Attento alle vostre risposte. Con invece i giornalisti italiani, parlo ad esempio del quotidiano La Notte, e lei cosa dice? Infatti io l'ho subito evidenziata nel libro questa risposta, fa: ma sicuramente la mia cagnolina è prodigiosa, incredibile, intelligente, tutto quanto, ma non voglio parlare di anima perché sarebbe un'eresia, usa proprio Quindi ha questo capito termine. come si doveva comportare con i giornalisti. Certo, probabilmente, come dire, Qua possiamo usare un termine, era un po' sapeva, democristiana, là, sì, ecco. due pesi, due Due misure, misure. però la capisco, non bisogna diciamo condannare questo Sì, atteggiamento, calcoliamo perché che quell'epoca, raccogliamo che siamo negli ma anni non è 50, molto diversa da quel che succede adesso, raccogliamo che comunque. il fatto che siamo negli anni 50, raccogliamo il fatto che la signora, attenzione, è una signora borghese insomma, del Bresciano, Sì. Sì. quindi già il fatto di esporsi in questo modo è coraggioso per quegli anni. Perché noi molto spesso ci rapportiamo con quello che siamo noi oggi, con la nostra cultura e con la nostra capacità di Certo. esprimerci. No, Sicuramente ha usato. ha usato, ha Sicuramente ha usato. usato. Senti, io vedo qua che nei nostri amici c'è Prego. Elga Selvaggio che dice: una volta ho avuto una discussione con un Ah. sacerdote proprio perché sosteneva che gli animali non hanno anima. Gli chiesi come poteva essere così sicuro, ovviamente non mi rispose. Guarda, rispondo Ecco. ad Elga, che la saluto. Nel libro, infatti, io affronto questo tema, perché durante uno spettacolo e durante una visita di un sacerdote nella casa di Ines Corridori a Chiari, che poi potete visitare andando a vedere il video. E questo sacerdote rimase stupito, o meglio dire un po' spaventato, del fatto che questo cagnolino o che questa cagnetta avesse questi poteri e rispondesse e componesse delle risposte. E Ma scusa, praticamente evocò la presenza del demonio, cosa che ovviamente fece abbastanza il inalberare prete, il prete, che fece quindi pensò inalberare che Peg fosse una impossessata. una impossibilità. Ma il cane andò a rispondere immediatamente, non richiesto, e questo vi fa già capire la sensibilità. Questa è la domanda che stavo per farti, ma Peg scriveva anche delle cose non No, su domanda, cioè a domanda risponde, scriveva lei anche da scriveva sola. a domanda risponde oppure scriveva da sola. Cosa Ecco. succede in questo caso? Questo sacerdote le dice, parla con la signora Corridori, perché il cane ovviamente nella sua mentalità non poteva capire, Questo e cane è posseduto da questa Satana. cane posseduto da Satana, cioè il cane cosa fa? Di corsa va a prendere le lettere e scrive sgrammaticato, probabilmente Era era arrabbiata. arrabbiato, fa: Ecco. no, Peg senza diablo. Bellissimo. E lei gli scrive questo. E in un altro spettacolo E il invece, prete va via sempre più convinto che ci fosse il diavolo. probabilmente il prete, questo Sì. non lo sappiamo il finale, ma però io dico, noi che facciamo, insomma, che facciamo cronaca, che facciamo saggistica, dobbiamo riconoscere che bisogna capire certi atteggiamenti, certi Certo, comportamenti. certo, certo, Siamo negli certo. anni 50. Sì. Lei è stata coraggiosa, il cane poi, insomma. Beh, voglio dire che sono stati anche coraggiosi i medici, gli scienziati che hanno esaminato, tra virgolette, la PEG, che si sono astenuti poi, no? Dal commento, cioè dal giudizio, no? Perché mi dicevi che in tutte le relazioni, poi comunque poi alla fine, cioè nessuno ha mai detto che lei, cioè che c'era una condizione di inganno, No, come tu dicevi. assolutamente. Però si sono astenuti da dare un giudizio, sono stati possibilisti, hanno lasciato una porta aperta, insomma, Esatto, è la in prima, qualche modo, quando sono andato a Milano, che mi hanno intervistato sia Radio Lombardia che Radio Milano Popolare, che mi hanno intervistato, io ho detto: ma per me in questa ricerca una cosa è stata fondamentale, la sospensione del giudizio.
Cioè, per una volta noi siamo umani, intelligenti, esseri superiori, cosiddetti superiori. In qualche modo è stata una missione che ci poteva essere la possibilità di un Qualcosa. qualche cosa di inconosciuto all'uomo che poteva in qualche modo Esatto. E interagire, no? forse tu, voi che siete più vicini a queste Sì, tematiche. noi adesso vediamo cosa ci scrivono i nostri Esatto. amici. Ad esempio, ecco, Livio Pensologo Cepolina dice: gli animali hanno un'anima, Giusto. già nel nome, Sì, bellissimo. Giusto, assolutamente giusto, sì. giusto, Livio, giusto, condivido. Cristina. Cristina dice: ma certo che hanno un'anima. Salvatore, lo dice la parola stessa, anche Salvatore. Anima, Salvatore Pollina tra sa l'altro che da poco ha un bellissimo animale, un bel cane che si chiama Aaron, che è fantastico. nota che bello questo che dice Salvatore, anima lì, Anima lì, sì, bellissimo, bellissimo, sì, sì, grazie. poi sì, poi Maria Grazia, ciao Maria Grazia cara, io credo di sì e sono più evoluti di noi per il semplice fatto che vivono per amore, incondizionato già qui nella materia. Certo, io penso sempre che, anch'io penso che gli animali abbiano un'anima, per la mia esperienza, per le mie ricerche. E penso che davvero, cioè loro, come mi hanno insegnato, insomma, nella mia esperienza con i piani alti, gli animali mi hanno detto che non hanno il libero arbitrio, a differenza delle anime degli uomini che quando si incarnano vivono l'esperienza umana e hanno a disposizione un mezzo che è la grande libertà, il grande dono d'amore, mi è stato così definito il libero arbitrio, dove l'uomo cioè, può vivere in totale libertà, cioè il libero arbitrio è quello, libertà di scegliere, no? Quindi il valore della scelta, no? E già su questo noi dovremmo renderci conto di quanto sia importante farne un buon uso, ecco, del nostro libero arbitrio. Però nella spiegazione degli animali, quindi dell'anima degli animali, mi ha spiegato che loro non hanno libero arbitrio come le anime degli esseri umani e questo fa sì che loro mantengano la loro vera natura, cioè sono anche loro delle creature divine e mantengono la loro divinità, perché noi con il libero arbitrio possiamo fare Sì. anche del male, oltre che del bene. Loro fanno sempre solo del bene. Sì. E quindi diciamo che in questo l'anima mantiene davvero la sua autenticità e l'anima è lì nella sua natura, senza nessuna. Va bene, però questo so che è già un No, argomento e ma ti vedo che mi guardi un po', non ti però. guardo, no, no, perché stavo proprio riagganciandomi un po' a quello che dici tu, perché quando Elizabeth Mumble-Jase, che è la figlia di Thomas Mann, va da Peg, le fa delle domande. E scrive così la Borghese sull'Espresso nel 59. L'atmosfera era diventata sempre più eccitante. Allora io, Elizabeth Mumble-Jase, presi il coraggio a quattro mani e le domandai: Peggy, americana, quindi la chiamava Peggy, credi in Dio? E Peggy abbaiò tre volte voleva dire sì, quando abbaiava tre volte sì. Ma che cosa è Dio? Le chiede la Mann. Crea, scrive Peggy. Crea che cosa? Insisto io. Tutto, scrive la cagnetta. Cercammo di spiegare quella risposta, scrive la Mann, per giustificarla noi stessi questa risposta, col fatto che la canina doveva aver assistito alle lezioni di catechismo dei bambini. È Ah, quindi bellissima. pensa che abbia emulato. Esatto. Confesso che quell'affermazione non mi era mai sembrata così credibile come ora. Come ora che la sentivo dalla bocca di quella saggia barboncina. Ecco, ha fatto in sostanza Peggy una sorta di catechesi, molto più convincente magari di quel sacerdote che ha detto che il cane era endemoniato, Posseduto, posseduto, certo, ecco. sì. Andiamo avanti vedo che i nostri amici ci rispondono, sono tutti concordi, sì, hanno l'anima, dice Graziella. Poi Cristina, leggi che cosa ci scrive Cristina. Sì, mi auguro che sempre più gente la smetta di mangiarli. Non possiamo nutrirci con un nostro simile, è inaudito. Beh, Pier Giorgio ci dice i preti non si smentiscono mai, ma non è, Non è sempre non così, è no. sempre così, bisogna essere Ricordiamoci che stiamo parlando degli esatto. anni 50. Ecco. Già soltanto adesso lancio lì che si fa ad esempio la benedizione degli animali, è un passo Certo, avanti. Cioè, sì. riconoscere che
anche loro meritano questo sacro. Poi dico, abbiamo avuto un Francesco, un San Francesco, che, Insomma. Allora, gli animali, Deborah Cozzani ci dice, gli animali sono meravigliosi. Ciao David, Pier Giorgio ci dice, certo che hanno un'anima. Katia, ciao Katia. Katia cara, ciao. Elena, Elga, Elga ha di nuovo risposto. Beh, cane strepitoso ci dice. grazie. Ma insomma, buona lettura, Io insomma, ho di due Lady Peg, gatti, eh? E due, anche sono noi, certa che anche. hanno un'anima e non solo, ma sono scintille di Dio, quindi amore puro, brava Sì, è vero, vero. Elga, proprio così. Io credo che loro mantengano la divinità che c'è in noi, Guarda, senza noi inquinarla con gli abbiamo. effetti del libero arbitrio, Esatto, noi dove noi ci abbiamo. portiamo a fare delle scelte che possono Che loro creare della non. sofferenza e loro mantengono invece la loro natura. Un cane, questa la conferma, quando tu vedi, a volte io vedo per strada le scene, a volte vedo barboni che picchiano i cani, o anche non barboni, gente così, e tu poi vedi questo ritorno continuo, no? Cioè, il cane o si impaurisce, però poi dopo ritorna. E quando ad esempio io vedo i barboni per strada d'inverno, chissà quanti di voi li vedranno, quante volte no? Per strada noi vediamo i barboni con questi cani al freddo, sotto zero, che stanno lì vicino ai loro padroni. Cioè io quando vedo quella scena lì, io vedo l'amore incondizionato. Sì, è vero, è Vedo vero. l'amore incondizionato. Quindi loro sono migliori di noi, decisamente Ma migliori di io noi. mi chiedo cosa i miei gatti dicono quando io sono al computer che scrivo e loro a volte ti si piazzano a fianco del computer e ti guardano. Stanno lì impalati come delle statuine e ti osservano e ti chiedi cosa stanno pensando. Chi lo sa? Sì, Però di sicuro senti la relazione, senti che c'è completa. relazione, no? Vediamo altri nostri amici che ci scrivono. Caterina, Caterina Pardini dice: dovremmo capire che avere libero arbitrio non vuole dire considerare inferiori gli altri esseri viventi, tutto creato possiede un'anima. Certo. Assolutamente sì, D'accordissimo Caterina. grazie. E quindi la nostra Peg, per andare avanti un po' sulla sua storia, raccontami ancora un po' delle sue. Ecco, adesso stavamo parlando dell'anima, è venuta fuori una cosa che mi ha lasciato così un po' degli interrogativi, no? Perché tu mi hai detto che la Ines ha raccontato che in privato Sì, Peg ha scritto una cosa. in privato Peg scrive che in una sua vita precedente si chiamava Paola Namenberg, se ben ricordo, ed era una fioraia di un paese della Germania. Adesso nel libro adesso non ricordo esattamente il paese, un paese del nord della Germania. E ricordo questa frase che lei scrisse: non aveva avuto una vita buona questa Paola. Nella sua vita, diciamo, di umana. E lei era la reincarnazione di questa donna. Ora io, tu, come tu sai, Qui si apre uno io non sono scenario. assolutamente, io ho fatto un Sì. lavoro, a me è interessato dimostrare che questa cagnolina non era una fake, no, diremmo oggi, no, Non non era era un una fake bluff, news. non era una fake news. Poi sulla reincarnazione che ho imparato si chiama Metempsicosi. Così, assolutamente non mi pronuncio perché non ho assolutamente gli strumenti per farlo. Certo che a me non, io non riesco a spiegarmi come possa un cane, non c'è un principio di associazione, perché già il principio di associazione è un principio di intelligenza, no? Chiunque di noi è un animale, ad esempio noi abbiamo due gatti, un gatto si chiama Geremia, quando io pronuncio il termine pappa lui sa che devo dargli l'umido, cioè assolutamente, lui lo sa, ma voglio dire, è una forma di intelligenza certamente, ma è Può essere il un'associazione. principio di associazione di Pavlov, il riflesso condizionato, il Esatto. famoso riflesso Qui condizionato. invece con Peg, e io riporto tutti gli articoli e tutti gli studi, con Peg abbiamo qualcosa di più. Perché Peg, esprime, dei pensieri autonomi, ma anche soltanto il fatto che la signora Corridori gli apriva un libro dei bambini della scuola, delle elementari del tempo, dove c'erano, si diceva, i libri con le figure, dove c'era magari, le apriva così il libro e gli diceva, c'era magari il disegno di un leone o di un fiore, gli diceva, che cosa vedi? E
lei andava a scrivere con le lettere leone, fiore, vaso, cioè lei diceva che cosa vedeva in questo libro. Ora capite, diventa veramente complesso dire che cosa realmente animava le azioni e l'intelligenza di questo animale. E poi le scelte autonome. A me ha colpito moltissimo quando la signora Corridori parlava con un'amica e aveva un, come dire, un Bracciale. braccialetto di preziosi e voleva, era una signora benestante, voleva fare un collare alla cagnolina, voleva adattarlo per farle un collare. Beh, il cane che era arrotolato lì, tra l'altro si vedono le foto del cane arrotolato, cosa fa il cane? Si alza, va a comporre le parole e le dice tu spendi troppo per Peg. Ora, capite che rimani abbastanza sconvolto quando ti vedi un cane Certo. che ti dice anche risparmia. Sì, che questo, voglio dire, era già una lineata sui problemi dello Esatto, spread. cioè capite? Però è tutto vero. E questa cosa, e poi una cosa che pensate, guarda, voglio solo dire, un intellettuale come Vittorio Beoni o Brocchieri, che nel 1957 vada a Pega, 57 anni, che per intervistarla col taccuino, perché i registratori erano degli scatoloni grossi così, va col taccuino, si inchina. A me questa cosa mi ha toccato molto. Lui lo scrive nel Corriere della Sera, che riporto nel libro, dice, io mi inchino e prendo appunti col taccuino. Cioè, voi immaginate Un quest'uomo, un giornalista giornalista di quel storico, docente livello. universitario anche a Torino, di storia, di quel livello, Corriere della Sera, il top, che va, si inchina, si mette al livello del cane, e prende appunti per fare l'intervista. È bellissimo, è un gesto di umiltà incredibile. Quello era un grande giornalista, Quello era un grande giornalista. davvero. Dino Buzzati invece, magari lo diremo, no? Sì? Più un po' più, Dino Buzzati, insomma, era più Racconta ironico. Dino Buzzati chi era, perché tanti magari non Beh, lo insomma, sanno, Dino insomma. Buzzati è stato uno dei principali giornalisti della cronaca milanese, già subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che pochi lo ricordano, ma è il caso di Rina Forte e tutto, era un grande agguerrito giornalista di cronaca e soprattutto Un'ottima penna. un'ottima penna e un grande letterato. Soprattutto questi suoi racconti al limite tra la fantascienza e l'introspezione, no? Lui usava molto anche un po' la metafisica per entrare nell'introspezione dell'essere umano. Cosa fa Dino Buzzati? Dino Buzzati era un po' ironico, un po' cinico È anche un po' scettico, e forse. molto scettico. Il problema cosa fa? Che anche lui, come Vittorio Beoni o Brocchieri, nel 59 parte da Milano, dalla redazione del Corriere della Sera e va a Chiari, la distanza è breve tra Chiari e Milano. E anche lui cosa fa? Va da Peg, però con Peg lui, a differenza del giornalista Brocchieri, usa un atteggiamento differente, più scherzoso, più non dico che voglia prenderla in giro, ma un po' la vuole canzonare. Il cane si risente, tanto che non risponde subito al giornalista. E la padrona, o meglio l'amica umana Ines Corridori, la convince, come dire, su, cioè, insomma, è venuto Dino Non essere così Buzzati, esatto, scortese. cerca che tra l'altro i dialoghi sono divertentissimi nel libro, tutti riportati sul Corriere della Sera, dice, cerca di rispondere a sto giornalista che viene da Milano. E lei piano piano si mette a rispondere, Si concede. si concede, ma si concede in modo molto stizzito. Per dire, La domanda. Buzzati le fa la domanda, ad esempio, su chi vincerà il prossimo congresso della Democrazia Cristiana. Il cane manco gli risponde, voglio dire, dice mi stai prendendo in giro. Tanto che cosa succede? Quando Buzzati lascia la villa, io questo l'ho scritto nella quarta di copertina, cosa fa? Dice Buzzati, devo riprendere la strada per Milano. Peg mi accompagna fin da basso. Prima di varcare il Quindi cancello, scende dal primo scende, e piano sì, perché della è villa, una villa, esatto. scende. Prima di varcare il cancello, mi volgo per un ultimo saluto. Seduta sulla soglia, Peg mi sta fissando. Nei suoi terribili occhi mi sembra di intravedere qualcosa che sta fra il compatimento e l'ironia.
Cioè, alla Quindi fine gli ha dato il ben servito gli ha nel dato il bel saluto. servino anche nel saluto. Sì. Questo è bello, Sì. perché insomma non era un cane che si faceva prendere in giro. Sì. Ma qual è secondo te la cosa più divertente che ha fatto Peg? Beh, quando ha rubato, si è mangiato del dado vegetale. Cioè? Succede che un giorno nella casa, nella cucina, tra l'altro, che abbiamo visto la cucina dove Peg ha mangiato questo dado, Peg cosa fa? La signora corridore aveva anche un gatto. Il gatto se ne stava tranquillo, arrotolato nel suo angolino in cucina. E la signora corridori entra e cercava un dado vegetale. Non trova questo dado e praticamente chiede chi sia stato a mangiarlo. Il cane era arrotolato e dormiva. Il gatto era Gatto. arrotolato e dormiva. E Peggy invece praticamente guarda la signora, che si capivano oramai con gli occhi, e gli dice che è stato il gatto. Gatto. E dice: vabbè, è stato il gatto. Poi cosa succede? Che poco tempo dopo, poche ore dopo, Peg ha avuto una crisi di coscienza ed è andata a scrivere alla signora Corridori che Peg si è comportata male perché, insomma, il dado l'ha mangiato lei. E Ah, però. quindi ha avuto anche una crisi di coscienza. Allora, io Voglio queste. dire, non è normale Non è normale, una capite cosa che così, non è no? normale che un cane abbia la crisi di coscienza. Che mangi il dado, sì, ma Che ti scriva, che ti scriva. addirittura si autogiudichi dicendo Esatto, non sono stata brava, non mi sono comportata bene, il dado ma l'ho mangiato io, a me insomma. io ho Cioè avuto. queste cose comunque presuppongono davvero, cioè dei passaggi, cioè delle prese di coscienza che non sono una cosa, non sono certo un automatismo, Che io non so non sono spiegarmi. certo un automatismo. Ho visto che i nostri amici, aspetta, perché li abbiamo lasciati un po' No, no, stare. assolutamente. Dovremmo, Caterina, appunto, dovremmo capire che avere libero arbitrio non vuol dire considerare inferiori gli altri esseri viventi, Assolutamente questo no. l'abbiamo letto. Graziella Mistretta ci dice gli animali, se li osserviamo, ci insegnano molto. Giuseppina dice animale e anima umana sono anime diverse, certo. Va bene, David fa lo spiritoso. Irene Airaldi dice gli animali appartengono ad una grande anima collettiva, stupendi, certo, la grande famiglia delle anime degli animali. Poi, vediamo. Dove posso Brescia, dove posso Alina? Vabbè, comprare questo libro? Ecco, questo Alina libro su Amazon lo può Burkakova. ordinare su Amazon, IBS, la Feltrinelli Online, Mondadori Store, oppure lo ordina in libreria e le arriva. Però in genere su Amazon la Feltrinelli Online arriva subito. Si ordina lì e arriva. E poi mi fa sapere cosa ne pensa. Ci tengo. Livio Ah. Cepolina ti dice andando, qui anche lui è un altro Buzzati questo, Eh beh sì, noi lo un conosciamo, un buzzatino buzzatino, un giornalista che torinese. si diverte torinese e gli dice andando a intervistare un animale doveva prendere appunti con un tacchino, non con un taccuino, Ah, questo è no, questo è cabaret, proprio questo è lui, eh? cabaret. E poi Rosa ci dice poteva essere un essere umano reincarnato in un cane con delle memorie di vita vissuta prima, no? Sì, ecco, questo diciamo Rosa, che è molto dibattuta, questa cosa bisogna ragionarci un po' sopra, non so La se domanda è ci molto arriviamo, intelligente, la risposta sì, non so perché darla. dipende, perché voglio dire, se seguiamo gli orientali, ad esempio io ricordo un mio carissimo amico, il dottor Singh, che forse tanti avranno conosciuto qua a Torino perché era un medico molto bravo, di origini appunto indiane, di famiglia nobile. Lui meditava tutti i giorni per un certo periodo, un certo numero di ore, no? E mi ricordo quando lui mi raccontava che lui meditava tutti i giorni perché voleva in questo modo, cioè rinforzarsi per non ritrovarsi in una condizione. Vedo tanti cuori, non so se sono gli amici che hanno conosciuto il dottor Singh, che purtroppo ci ha lasciati molto presto, però pensate, lui era di origine indiana, di una famiglia nobile, reale indiana, è venuto a vivere poi qua in Italia, su famiglia qua in Italia, però lui pensate che è morto per strada, mi hanno detto, di infarto. In India, quindi la sua terra d'origine l'ha rivoluto lì e quindi è andato a morire lì. E allora Questo lui mi diceva: io medito e prego tutti i giorni perché
perché spero di non commettere degli errori per fare sì che la mia anima non possa regredire e ritornare ad essere un animale. Quindi c'è nella cultura orientale c'è questo concetto che tu potresti, noi sappiamo che l'ultimo stadio di, come dire, di incarnazione a livello di animale è quello della mucca, questo è il motivo per cui la mucca è sacra, no? In quelle culture. E dopodiché diventi un uomo, ma se tu, nella loro cultura, cioè se tu commetti degli atti che praticamente cioè, fanno regredire insomma, la tua anima, ritorni ad essere un animale. Lui mi diceva sempre: io prego e medito tutti i giorni perché spero di non commettere delle azioni che mi possano far ritornare ad essere un animale. Questo mi ricordo, mi raccontava il dottor Singh, e con la sua cultura, cioè se devo parlare per quanto riguarda me, nella mia cultura, ma anche ad esempio in tante altre realtà, ne parlavo oggi con Nicola Ferrentino, che è legato al Cerchio Firenze 77, che i maestri del Cerchio, ad esempio, cioè, è un po' quello che penso che io, cioè, c'è un'evoluzione, quindi l'evoluzione cioè, segue, c'è cioè una direzione, quindi la direzione è per livelli, quindi si arriva poi al livello dell'animale. A me hanno insegnato dai piani alti che esistono, come vi ho detto prima, cioè delle realtà, cioè è come se ci fossero famiglie di anime, quindi l'anima degli animali, ripeto, poi l'anima dell'animale si incarna una volta sola, perché è molto faticoso, mi ha detto, quando ho chiesto perché l'anima di un animale si incarna una volta sola, e lui mi ha detto perché è già molto faticoso vivere da animale, no? E mi ha dato questa descrizione del fatto che gli animali non hanno libero arbitrio, come dicevo prima, conservano. Quindi questa loro natura di essere puro amore, e noi ce l'abbiamo questa conferma che gli animali sono puro amore, che quando aggrediscono l'uomo lo fanno solamente per difesa, no? O perché hanno avuto paura, o perché l'uomo gli ha fatto del male. Mentre invece l'essere umano può fare del male con la sua scelta, con il suo libero arbitrio, e comunque l'anima dell'essere umano ha un ciclo di reincarnazioni di tempo, quindi per poter sperimentare, per poter evolvere. Quindi non c'è questa, non mi è stata data questa interpretazione, però prometto che approfondirò coi piani alti prossimamente, perché a me interessa molto, cioè, potrebbe anche essere, io penso che quando ci sono delle creature così speciali, no? Come degli animali come la Peg, potrebbero anche essere, noi possiamo non sapere, che magari cioè, sono venuti con un compito che è quello cioè, di stimolare l'uomo ad interrogarsi sulla natura cioè, dell'animale per far anche evolvere l'uomo no? Nella sua visione dell'animale, per rendersi conto che cioè, qua siamo tutti quanti sulla terra a fare degli esercizi in qualche modo e quindi e in qualche modo queste è un po' come i maestri che sono venuti sulla terra come esseri umani e quindi cioè, dai grandi maestri che abbiamo visto sul pianeta, nella storia dell'uomo, quindi da Gesù Cristo in giù o in su, come volete voi, comunque tutti i grandi maestri sono sempre stati cioè, un veicolo di conoscenza o comunque uno strumento per poter fare camminare l'uomo, per poterlo far evolvere, per poter arrivare al punto di interrogarsi, di chiedersi chi sono, da dove vengo, dove vado, Quando no? parlavi di fatica, Sì. io adesso non riesco a trovarlo nel testo, ma ho riportato una conversazione di Peg con dei giornalisti dove Mi piace lei. questa cosa della conversazione di Peg con i Sì, ma giornalisti, ad no? esempio, una Perché volta a Torino un sentire dire sto cameraman, conversando, sì, no, un con un cane, cameraman della ecco. Rai in albergo si avvicina a Peg dopo che aveva fatto uno spettacolo. E questa è una cosa che mi ha, infatti l'ho riportato. Peg, questo cameraman voleva fare quattro chiacchiere con Peg e Peg era molto stanca e praticamente dopo una brevissima conversazione, cioè voi immaginate la conversazione, vuol dire che la signora tira fuori le lettere nella hall dell'albergo, questo cane che ascolta e poi si mette a raccattare le varie lettere, a compilare la risposta. A un certo punto Peg fa, insomma, Peg è stanca.
Peg deve dormire e risponde al risponde, cameraman. e che risponde a questo cameraman della Rai e che e va in letto, a letto a dormire. Ma a me, adesso non riesco più a trovare la cosa, ma ricordo che Peg aveva scritto che per lei è molto faticoso fare quello che fa, quando parlavi della fatica. Sì. Lei ha detto, ha scritto proprio che è faticoso. E un altro Potrebbe giornalista. essere davvero, cioè, voglio dire, potrebbe essere comunque, cioè, un'entità che, Sì. cioè, si è, come dire, si è incarnata nella condizione dell'animale per poter essere come lo sono stati i maestri per noi, cioè delle guide che in qualche modo conducono l'uomo a interrogarsi sulla natura dell'animale ed essere anche portabandiera della categoria degli animali che vengono appunto così bistrattati. Diciamo che lascia aperte molti tavoli, ecco, di discussione questa frase, perché io quando l'ho letta ho pensato, difatti questa mattina quando ho fatto, cioè, nel post che abbiamo fatto per il salotto di questa sera, una nostra lettrice, Candida si chiama, se non sbaglio, perché si chiama come si chiamava la mia mamma, per quello che Nuovi ricordo. commenti, Eh? nuovi commenti. Adesso li guardiamo. L'avevo letto questo di Sì, stamattina, sì. lei ha subito detto, ma com'è possibile, cioè, che un'anima, cioè un uomo, cioè, quindi un'anima incarnata come uomo, cioè, non può essere. Guardate. Parliamone di questo, Parliamone. parliamone, parliamone. Vediamo un po' altri commenti che ci hanno scritto. Dunque, Grazie poteva mille. essere, La si è ringrazio incarnata, Alina, sì, allora, prego. grazie Lina che ci Barbara, scrive. abbiamo. Ciao Barbara, dice, scusate, mi sono persa all'inizio, ma come scriveva la cagnolina? Allora, facciamo vedere. Allora, Scriveva prendendo tante guardate, lettere. facciamo vedere. Facciamo Dunque, qui lettere è questo delle lettere. l'ultimo articolo su Peg sulla rivista Mistero di Italia Sì, perché 1 noi abbiamo di anche. febbraio, che ha dedicato l'articolo su Peg. Vedete, qua vediamo così Lady Peg, no? E lei cosa faceva? Prendeva delle lettere che le erano state preparate dalla sua padrona, dalla sua amica umana, pardon, ed erano lettere in celluloide. Queste lettere riportavano numeri e lettere dell'alfabeto, doppie per fare le doppie. E vedete che le tiene con un nastrino nero, la lettera infatti è bucata. E lei componeva in questo modo le risposte. E lo vedete anche qua. Oh, qui c'è Peg che compone le risposte. Vediamo un po' che cosa ci scrivono. Scusate, mi sono entrata dopo. Come si chiama il libro? Ah, come si intitola il Allora, libro? Elga. il libro Sì, si perché noi qua intitola. abbiamo dei No, nostri amici, magari no, no. Allora, seguono anche altre cose, il altre libro. dirette Si anche. chiama Lady Peg, vita di una cagnolina prodigio. Andrea Biscaro, vi invito anche ad andare sulla mia pagina Facebook ed è della Grafe.it Edizioni, lo trovate su Amazon, IBS, La Feltrinelli, eccetera, eccetera. Salvatrice, ad esempio, lei dice quello che appunto pensa, c'è una evoluzione ma anche una regressione ai regni inferiori, dipende dal nostro comportamento. Questo è quello che Sì, il quello mio che amico dicevi. medico Sì. indiano diceva, ecco. Maria Pia, ciao Maria Pia, Anche Rocco salutiamo, buonasera. Rocco, Valeria, Carmen, interessantissimo, grazie. grazie Carmen. Rocco, ben arrivato Rocco, Alessandra. Il titolo del Alessandra Cara, libro, di nuovo, lo potete diciamo ridire il volentieri, titolo? volentieri, volentieri, volentieri. Lady Peg, vita di una Vedi, qui ci sono degli cagnolina amici che sono arrivati prodigio, della adesso. Grafe.it Edizioni, lo trovate online, Amazon, IBS, la Feltrinelli, eccetera, eccetera, eccetera. Gli animali Ecco fermati. qua, ecco, questa. Leggila tu, ti lascio leggere, poi Allora, dopo ne Maria parliamo. Basile scrive: Dunque, gli animali feroci che sbranano gli altri animali e a volte anche esseri umani, non mi sembra che facciano del bene. Forse anche loro possono scegliere. Ci sono delle leggi che per noi non Lascio a sono te la ancora risposta così perché. ci sono delle leggi che per noi non sono ancora così comprensibili e poi ripeto, cioè è una realtà che va
indagata, ogni volta che viene indagata, bisogna sempre fare il distinguo a secondo di quali sono le scuole di pensiero, no? Perché la prima cosa che ci viene da pensare è quella. Comunque dobbiamo pensare che in questa analisi la prima domanda che uno si fa: ma perché gli animali si mangiano tra di loro allora, no? Perché esiste, no? Prima domanda ti viene, no? Perché lo fanno anche così, è tra di loro, no? E questo appartiene, ripeto, cioè, a quelle che sono un po'. Ecco, vedo Maria Grazia che anche lei dice che anche nel mondo degli animali esistono delle leggi, è vero, di sicuro certo che Ah non beh. esiste il libero arbitrio, comunque. Beh, Non è un guarda, meccanismo di scelta, non è un meccanismo di è questo scelta il fatto. Le quello. leggi nel mondo animale esistono. Faccio un esempio: noi abbiamo due gatti. E se ci sono degli automatismi, voglio dire questo, che Brava. emerge il fatto che non c'è il meccanismo della scelta. Cioè, noi abbiamo due gatti, Geremia e Sissi. Geremia è il maschietto, è arrivato per primo. Sissi è la femminuccia, è arrivata dopo. Beh, loro hanno delle regole, nella casa. Lo capisci proprio, eh? Quando Geremia vuole un posto, ad esempio vicino a me o vicino a mia moglie, salta sul divano, dà una zampata sul culetto alla gatta e la fa andare Dice, via. E tocca a me. lei va via e Sì. Sì. rimane lui. Ci sono delle regole. Però dire No, che è una dobbiamo capacità di chiederlo alle. scelta Eh beh, no, eh. sì, no, no. Ma diciamo che comunque c'è una legge di comportamento, tra virgolette, che è quella che studiano gli etologi, no? Che studiano il comportamento degli animali, quindi esistono delle dinamiche, delle gerarchie anche tra di loro, cioè si stabiliscono. Comunque le gerarchie, d'altro canto, noi vediamo, cioè quello che può essere la definizione del territorio, quello che può essere l'attestazione della gestione, cioè del capobranco, di quello che assoggetta gli altri a sé, di quelli che devono, però si devono magari combattere tra di loro e si attesta poi il più forte, quindi viene fuori la legge del più forte. Anche tra di loro, no? Cioè è questo, no? Pensa nella conquista della femmina, tra gli animali c'è il combattimento, poi alla fine più forte è quello che è. Quindi diciamo che gli etologi su questo aspetto potrebbero dirci veramente c'è tante cose. Altra questione è quella che quindi se il comportamento siamo ancora su delle dinamiche legate, potremmo dire, secondo il registro umano alla psiche. Un conto è poi la questione dell'anima, ecco, è un altro In discorso, ogni ecco. caso Però io teniamo, andragherò su questo, sappiate che voglio teniamo fare un libro. conto che tutto quello che stiamo dicendo con Peg in qualche modo viene scombinato. A me ha toccato molto questo cane, perché tutte le leggi con Peg saltano, eh? Cioè non è il libero arbitrio, è un'intelligenza di natura umana, è soprattutto inserirsi in È la parte conversazione. affettiva, la parte affettiva, Beh, la parte l'espressione affettiva, ad degli affetti, cioè esempio, al di là di quello che può essere, cioè nello scrivere, dico, ad nello esempio, lei scrivere. scriveva spesso, autonomamente, Peg vuole bene a Ines, Ines è cara. Ad Ecco. esempio, nei confronti della figlia della signora Corridori, la signora Corridori aveva una figlia che si chiamava Liliana, e Peg aveva un atteggiamento molto più freddo. Ma perché? Perché Liliana non è che non amasse gli animali, ma li considerava animali, no? Come molti, no? Ok, non ti odio, ma sei una bestia. Essere Essere inferiore, vuoi dire? Sì. inferiore. Ti tratto bene, ti do da mangiare, ma tu sei un cane, io sono un umano. Ecco, con quel comportamento Peg, ad esempio, aveva un distacco nei confronti della figlia e non riusciva a fare la figlia non riusciva a farle fare nulla, ma non perché. Secondo me, per una scelta precisa di Peck che diceva: tu mi consideri proprio un cane, tra E anche io ti virgolette, considero un'umana. un'umilità, sì. Esatto. E Quindi quindi non lei c'era, sì. esprimeva dei sentimenti. Beh, però voglio dire che anche senza arrivare al livello di Peg, comunque se noi non abbiamo, cioè, una relazione se non abbiamo un amore, se non abbiamo un'empatia, ecco, Assolutamente con gli sì. animali, cioè, non scatta, ecco, è la stessa cosa, Anche cioè, quando ti viene gente in casa, se indipendentemente, hai un animale sì. e ti arriva gente in casa che non ha Non è, un'empatia con sì, l'animale, il certo. gatto poi Non si non te lo avvicina, vede più. Va sotto certo. il letto. Sì. Allora. Vediamo. Leggiamo Qui cosa ci dice Caterina. Caterina, ti Caterina salutiamo. dice, Ah, guardo che guarda. sono già le
Allora, Agata, la mia 10:40. cagnolina, quando vuole qualcosa si punta seduta davanti a me, mi guarda intensamente senza neppure sbattere le palpebre, fin quando, elencando le possibilità, non azzecco quello che vuole. Sembra che voglia comunicarmi con lo sguardo. Sì. Ecco, poi pensa Caterina ad avere un cane come il tuo, ma a livelli di pegge. È sconvolgente. Nella savana il re leone ci sarà anche un Ecco, Maria perché. Grazia si dice nella savana, il Bella, leone ci sarà bella domanda. un perché e non un elefante, sì, questo mi piace. Non so rispondere, ma è una bella Sì, domanda. beh. E comunque davvero, vedi il discorso delle gerarchie che un po' si Sì, ripete su tutti i sì. fronti, anche nei piani alti. Livio, sempre il nostro Olivio. Livio Pensologo, il nostro. Allora, stasera si dà da fare, Sì, il nostro. cogita molto. Si cogita molto. Gli animali mangiano altri animali per degli istinti automatici, ma la loro evoluzione è nell'interazione con l'essere umano, dove diventano strumento divino dell'essere umano stesso per farci progredire. Eh no, Ci ha dato una massima il nostro amico Pensologo questa qui sera. È veramente vero? no. Grazie Livio che ci Grazie segui, Livio che ci grazie, sei e grazie. non possiamo che concordare. Concordo pieno. Assolutamente. Sì. Elga dice che voi sappiate nel tempo c'è stata. Ah, c'è stata un'altra peg? No, ci sono stati degli altri Allora, ci animali, sono stati degli ecco. altri animali, ma dopo Peg, animali conosciuti a livello pubblico, a livello mediatico, non ce ne sono stati, che io sappia. Ultimamente ho letto un articolo, non so se qualcuno di voi l'ha letto, mi pare in Australia, che Sì. c'era un animale che scriveva, non mi ricordo se che animale era. Era un L'hai cane. letto? Sì, l'ho letto, Ma una non. roba di una ventina di giorni fa, mica tanto tempo fa. Però non era la stessa 20 cosa di giorni fa, Peg, sì. Che aveva una lo so che capacità. lo stanno studiando Esatto, adesso, di eh. immagazzinare molto, Sì. ma Rita ha un gatto, quindi insomma gioca in casa con me. Cosa dice la nostra La amica mia Rita? gatta mi ha protetto dalla magia nera. Una persona mi fece magia nera scrivendo delle croci sulla porta e la mia Darina morì poco dopo. Certo che i gatti percepiscono cose che forse noi non vediamo. Sì, questo è uno scenario dove purtroppo noi sappiamo che esiste l'energia, sappiamo che esiste il bene, sappiamo che esiste il male e tutto dipende da come l'uomo utilizza questa energia e come le veicola. Esatto. Mi dispiace per la tua gattina, cara Rita. Darlina, che bel nome. Bene, io vedo che abbiamo fatto le 22:41 Che sono e volate. sono volate, ecco. Beh. Io direi che, insomma, ma la nostra Peg poi quando è passata È passata a in miglior un'altra vita o in dimensione. un'altra dimensione nell'agosto del 1963, è morta di una malattia, di un tumore al fegato. E una delle cose che ci tengo a dire è che non si sa dove è sepolta, cioè è sepolta nel giardino sicuramente, ma la sua amica umana Ines Corridori non ha voluto dire, e ancora oggi non si sa, anche se a chiari mi hanno detto dove potrebbe essere sepolta nel giardino, non si sa dove è sepolta. Perché? Perché negli anni 50 c'era molto lo sport di analizzare il cervello. No? Il Ah, quindi cervello di Mussolini, sì, eccetera, beh, Lombroso. l'ombro. E quindi alcuni degli scienziati avevano chiesto alla signora Corridori se potevano poi analizzare, studiare il cervello del cane. Non avrebbero scoperto assolutamente niente. In ogni caso, lei non voleva che il cane fosse vivisezionato, Sì, sezionato, ecco, non vivisezionato, sì, sì. sezionato, e quindi non ha detto a nessuno dove l'ha seppellito. Secondo me è la scelta migliore. Sì, lo penso anch'io questo. Ma lei ha cercato di sostituire Sì, Peg? ha sostituito Peg con un altro cagnolino e assolutamente non c'è stato verso. Il cagnolino era bello, carino, simpatico, ha imparato qualche automatismo, però assolutamente non ha. E poi lei è morta nel 1986, però Peg rimane un caso insoluto. Certo, beh, diciamo che rimane un caso bellissimo nella storia dei nostri amici a quattro zampe e sicuramente il fatto di avere vissuto ed essere stata così comunque è stato davvero, cioè, un grande insegnamento per l'uomo che ha saputo guardarla con degli occhi desiderosi di conoscere, no? E quindi sicuramente lei è stata ed è.
ancora oggi, come giustamente dici tu, un caso insoluto, comunque offre l'opportunità all'uomo di potersi, cioè, interrogare su quello che è la sua visione nella scala, no? delle creature che abitano questo pianeta e anche di in qualche modo leggere la divinità che c'è in ognuno di noi senza stabilire una scala di priorità, quanto invece una considerazione del valore dell'esistenza di ogni singola creatura che esiste su questo pianeta, no? E quindi una grande opportunità davvero per evolvere, come dice il nostro amico Livio Pensologo, no? Che ringraziamo. Che Come ringraziamo perché ringraziamo siamo tutte tutti. le persone. E Sì, se poi volete seguirmi anche sulla mia pagina, farmi altre domande, insomma, su Peg ne possiamo parlare. sì. E quindi però se noi volessimo andare a vedere la villa non si può vedere perché La villa dicevi non perché si adesso è può vedere chiusa. per adesso perché è in ristrutturazione, però potete vedere su YouTube, sulla mia pagina Facebook, il video che abbiamo girato con la casa editrice all'interno della villa. E quindi potete entrare con me nella villa. E Bene. vi auguro buona lettura di Lady Peg. E io allora intanto ringrazio Andrea in primis perché Ringrazio te ha per l'invito. dedicato questo tempo ed è venuto nel nostro salotto di Bellissimo. Focus e ringrazio davvero tutti quanti voi. Questa sera abbiamo raccontato una storia, so che è un tempo un po' pesante, no? Per tutti noi, per quello che sta succedendo. Quindi penso che sia stato un bene, no? Potere in qualche modo con le nostre menti evadere da quelle che sono le tematiche che imperversano su tutti i media in questi giorni. Io penso questo, devo dirvi, che se noi siamo qua, soprattutto voi amici di Focus, che quindi siete sensibili già a certe problematiche, penso che noi comunque abbiamo già dei grandi strumenti per riuscire a confrontarci, no? con quello che sta succedendo fuori. Di sicuro la cosa importante è davvero non avere paura, nel senso di capire che abbiamo una realtà al di là di tutti quelli che possono essere le teorie, gli aspetti complottistici e tutte le fragilità e tutte le imprecisioni o magari, cioè, questo lo dico da giornalista, no? Perché il commento che si sente in questi giorni è appunto proprio quello di, insomma, di girare a 360 gradi questa nostra realtà, questa esperienza che tutti quanti stiamo vivendo e per la prima volta in un modo così a livello mondiale, insomma, e quindi con questa dimensione della grande condivisione che viene generata da una globalizzazione. Adesso stiamo sperimentando davvero che cosa vuol dire la Vero. globalizzazione in questo momento, ecco. E penso che noi dovremmo davvero, prima di tutto, stare calmi. Non facciamoci prendere dalle ansie, cerchiamo invece di, ripeto, al di là di tutte le teorie che possono esistere, di tutti i complottismi che io vedo, no? Realtà non realtà, verità non verità, una cosa è certa, che noi dobbiamo confrontarci con la realtà e dobbiamo capire intanto che cosa bisogna fare nella realtà. Quindi sappiamo che è un virus che viene studiato, sappiamo che per il momento non c'è ancora un vaccino, ma sappiamo anche che ci sono dei farmaci che vengono adottati e usati per riuscire a contrastare e quindi in qualche modo arginare quello che può essere un problema letale, insomma, di questa malattia. Credo che, ripeto, sia importante per noi prima di tutto adottare quelle che sono le misure che continuano a ripetere in questi giorni e poi davvero, cioè vivere, cioè anche con una nostra serenità, sapendo che guardate, se è la nostra ora, è la nostra ora, come si dice, no? Sappiamo tutti quanti, no? che abbiamo dei percorsi, quindi allora cerchiamo di usare bene il nostro tempo e le nostre energie. Abbiamo capito, non so se voi l'avete capito, lo dico, ripeto, sempre da giornalista, c'è un problema, il vero problema è che non possiamo pensare di andare a intasare le sale Sottocasso. di rianimazione perché abbiamo capito che il limite è lì, no? E che quindi non dobbiamo fare in modo di arrivare in quella condizione. E l'unico modo per non arrivarci è quello di arginare
il contagio, no? Quindi basta ragionare proprio in modo molto semplice, molto lineare, perciò facciamo le cose che ci servono e continuiamo a vivere usando le nostre energie, in modo positivo. Non fatevi, vi prego, prendere, no, da certe cose. Non dobbiamo sottovalutarla, abbiamo capito che non bisogna sottovalutarla, però dobbiamo anche cercare di non fare le persone esagitate, perché c'è già ci sono già tanti altri problemi da risolvere. Usiamo bene le energie. È l'unica cosa intelligente che si possa fare in questi momenti, no? Quindi questa sera io sono contenta di aver fatto il salotto Sì. di Anna su un argomento così bello, no? Tanto Cioè, ci sarebbe da stare ore perché guarda i commenti, sì, poi magari poi grazie, si grazie, risponderanno anche grazie. dopo, eh? Nei prossimi Sì, giorni ci vado su e rispondo. grazie. Che carini, grazie. Fanno Grazie per questa bella Nadia. diretta che ha confermato quanto gli umani abbiano ancora da imparare dai nostri fratelli minori, certo. Sì, grazie, bellissima diretta, grazie cari. La paura abbassa le nostre vibrazioni, brava Rosa. Caterina, ci rende più suscettibili alle malattie perché abbassa le nostre difese immunitarie. Verissimo, ecco, Sì, questa è cosa. vero, sì. Dobbiamo tenere su il nostro sistema immunitario perché anche questo è un modo per contrastare, no, delle situazioni di criticità come quella che c'è intorno a noi. Quindi mi raccomando, tutti insieme, tutti forti, sereni. Grazie di cuore davvero a tutti, sapete che ci rivedremo tra 15 giorni al prossimo salotto di Anna. Grazie ancora Andrea a Grazie a te e tutte grazie a e grazie tutti. alla nostra amica Sì, grazie a Peg. Peg. Buona lettura. E un abbraccio di Grazie, cuore a tutti buonanotte. quanti voi. Buonanotte amici cari.